piazza, grazie di questa straordinaria partecipazione che rende evidente quanto siamo tutti consapevoli di quanto sia importante la posta in gioco di sabato e domenica. E parto anch'io dalla considerazione da cui partiva adesso Geste, prima Calvesi. Mancano pochi giorni al voto, io sto girando come tutti i dirigenti del nostro partito, i nostri candidati, e in questi giorni mi è capitato spesso, anche oggi, nelle molte iniziative che ho fatto percorrendo molti comuni della Toscana, di sentire chi parla prima di me, dire siamo nella fase finale della campagna elettorale, e io mi sono permesso, come faccio anche adesso, di dire attenzione a quell'aggettivo finale. Nel senso che finale non significa che la campagna elettorale è finita, non dobbiamo aspettare solo di vedere come finisce. Adesso questa fase finale, questi quattro giorni, sono i più delicati della campagna elettorale. Sono i più delicati della campagna elettorale perché mano a mano che ci si avvicina alle elezioni, il tema del voto entra nell'attenzione, nell'agenda di ogni cittadino, di ogni elettore, anche di quelli che fino adesso hanno guardato le elezioni con distacco, con disinteresse, non se ne sono occupati. Perché ovviamente mano a mano che ci avviciniamo alle elezioni ciascuno si interroga su se deve andare a votare, per chi votare, come. E noi sappiamo che un terzo degli elettori decide nell'ultima settimana e addirittura il 20% dell'elettorato decide nelle ultime 48 ore. E quell'elettorato che decide adesso, quello più incerto, quello più indeciso, quello più lontano, è esattamente quello a cui noi dobbiamo parlare, perché vedete l'elettorato lo si può suddividere in due grandi cerchi, no? C'è un primo cerchio che è costituito da noi e da tanti altri come noi, milioni di persone in Italia, non solo di centrosinistra, anche di centrodestra, che della politica si occupano, no? Partecipano alle manifestazioni, seguono i talk show televisivi che si occupano di politica, leggono la cronaca politica sui giornali, partecipano alla vita politica, sono milioni, ricchezza della democrazia italiana. Bene, se votasse soltanto questo primo cerchio, noi non avremmo difficoltà a guardare l'inizio, perché è evidente che chi la politica la segue ogni giorno non ha difficoltà, no, a cogliere il carattere propagandistico, per esempio, del modo con cui Berlusconi sta governando il paese. Chi ogni giorno segue la politica non ha difficoltà a vedere la differenza qualitativa tra le nostre proposte per affrontare la crisi e quelle che la destra fa o non fa. La dico con una battuta, insomma, no? Chi si occupa di politica non ci mette tanto a capire che c'è una differenza tra la Finocchiaro e la Brambilla, diciamo, ci mette poco. Il problema, vedete, è che c'è un secondo cerchio. Che è più grande, c'è un secondo cerchio che è più grande del primo, che è fatto di milioni di donne e di uomini nel nostro paese, gente per bene, che vive del proprio lavoro, con la propria famiglia, cittadini onesti come noi, ma che hanno un rapporto con la politica più lontano, più distaccato, meno coinvolto, per tante ragioni. E guardate Berlusconi alla destra quanto ha vinto soprattutto lì. Perché è evidente che un elettorato più distante, meno coinvolto, meno informato, è anche un elettorato più facilmente catturabile con uno slogan azzeccato, una suggestione efficace, un annuncio rassicurativo che nell'immediato può sembrare convincente, no? E però guardate, se noi vogliamo vincere, anche noi dobbiamo vincere, non ci basta vincere tra quelli che sanno già, non ci basta vincere nel primo cerchio. E quindi questi quattro giorni sono decisivi. E come ha detto Gesti, come ha detto Carlesi, questi quattro giorni sono quelli in cui noi dobbiamo parlare con ogni elettore, con ogni elettrice, anche il più distante, anche quello che ci dice che non vuol sentire di parlare di politica ma poi va a votare, anche quello che dice che i partiti sono tutti uguali, poi va a votare e deve scegliere lui. E noi dobbiamo far arrivare la nostra voce a tutti, a ogni elettore, a ogni elettrice, anche il più lontano, perché questa è la condizione per farci. E in questi giorni, se parliamo in due non si capisce niente, e in questi giorni, no, in questi giorni abbiamo la necessità di fare questo lavoro, di parlare a ogni elettore, a ogni elettrice, di passare di casa in casa, di essere presenti sul mercato, di essere presenti
agli uffici postali, di essere presenti nei vari luoghi di aggregazione della città, di entrare in contatto con ogni elettore, perché la nostra richiesta di voto arrivi a tutti. Anche perché, vedete, abbiamo buoni argomenti, abbiamo argomenti forti con cui possiamo ragionare con ogni elettore. Noi vogliamo parlare agli elettori di cose vere, di cose concrete. Oggi è venuto qui Berlusconi e non ha parlato, come è stato ricordato, della crisi del paese, della crisi del settore tessile, dei problemi che investono il sistema produttivo di Prato, delle sue imprese, dei suoi lavoratori. E non so che cosa. E a poche ore da un appello del Presidente della Repubblica, in cui il Presidente della Repubblica ha chiesto a tutti gli uomini politici equilibrio, sobrietà, responsabilità, ha chiesto toni misurati, coerenti con le preoccupazioni che agitano l'animo di milioni di persone. A poche ore dall'appello del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio è venuto qui a dimostrare tutta la sua arroganza, il suo primitivismo politico, la sua intollerabile arroganza. È venuto qui a dire che sabato e domenica si spazzeranno via le giunte rosse. Allora un uomo politico che voglia essere un uomo di Stato sa che nella democrazia la competizione non è fatta per spazzare via nemici, ma per chiedere agli elettori di decidere da chi vogliono essere governati. È il tentativo di un uomo che dovrebbe vergognarsi dei suoi comportamenti pubblici e privati.